rischiavano di saltare quasi tutte le sagre del comune di Arezzo. Nel centro di aggregazione di Battifolle si era infatti riunito il comitato che rappresenta tutte le feste e la decisione presa era stata unanime. A queste condizioni non c'è la possibilità di andare avanti. Le forti limitazioni sul tipo di secondo da offrire nel menù con l'automatica esclusione della pizza avevano diviso quasi irrimediabilmente le posizioni. Così si era deciso per lo sciopero totale delle sagre, con l'unica eccezione di quella di Battifolle, ormai troppo vicina, con i fornitori già pagati. Poi, a cercare di trovare un accordo, è arrivata la posizione del presidente della commissione sagre, Francesco Macri. La mia proposta è quella di prevedere nei menù la pizza, ma con il coinvolgimento del ristoratore più vicino al luogo in cui si svolge la sagra stessa. Mi pare una soluzione, dice Macri, di buon senso, che tuttavia concepisco come transitoria. L'imperativo, infatti, è quello di stare nelle regole, e se la regola principale è tutelare la tipicità di manifestazioni del genere, non si può pensare a una standardizzazione dove praticamente tutte le sagre rischiano di somigliarsi a causa delle medesime pietanze che vengono servite ai tavoli. Sarà proprio la tipicità, questo è un concetto in cui crediamo molto, a portare maggiori risultati e benefici. Tutto dunque si deciderà nella prossima riunione della Commissione Sagre prevista per martedì prossimo. Questa è un'idea che appoggiamo pure noi in virtù del fatto che abbiamo sempre dichiarato che la pizza non fosse per noi di importanza, che avesse una rilevanza economica, ma che fosse fondamentale per noi come alternativa. Quindi ringraziamo le parole di Francesco, martedì ci sarà questa commissione e speriamo bene.